paese delle grotte a San Giorgio ne sono state censite 1200, un patrimonio da salvaguardare. Parliamo ora delle grotte di San Giorgio Lucano. Ne sono state censite oltre 1200, una per ogni abitante. Un patrimonio di storia e tradizione da preservare. Siamo andati a visitarle con Dino Battista. Il paesaggio è unico ed è solo una delle tante prospettive delle grotte di San Giorgio Lucano, un attrattore naturale da preservare, sensibile al degrado del tempo, ma soprattutto all'intervento dell'uomo, non sempre in armonia con l'originalità dei manufatti, che subiscono anche, in alcuni casi, costruzioni abusive che deturpano la bellezza delle scenografie. La grotta, i San Giorgesi, l'hanno sempre costruita con un muro di pietra intonacato e portale in legno, alcuni dei quali sono delle vere opere d'arte di falegnami locali. Come amministrazione abbiamo fatto richiesta all'Ente Parco per il rientro di tutta l'area San Giorgese del paese e delle grotte nell'Ente Parco. E come amministrazione poi abbiamo fatto un grande progetto, abbiamo presentato alla Regione un grande progetto per la salvaguardia e la promozione turistica delle grotte stesse. Gli insediamenti di arenaria sono il frutto di uno scavo continuo e incessante dei San Giorgesi e sono stati e sono ancora oggi parte importante della loro economia. San Giorgio Lucano è il paese delle mille grotte, il paese di un popolo grottarolo, perché la grotta è elemento centrale, importantissimo nell'economia domestica delle popolazioni locali e continua tuttora per molti aspetti ad esserlo in quanto luogo frequentatissimo in maniera quotidiana per l'allevamento degli animali, quindi un aspetto connotante nell'ambito dell'agricoltura italiana, perché in nessun altro posto si allevano animali nei dirupi, ma sono anche grotte cantina dove tuttora avviene nella vinificazione del vino vi si conservano derrate dell'agricoltura locale. È molto probabile che manufatti simili esistessero prima della fondazione dell'attuale centro abitato e probabilmente erano legate anche ai culti di popolazioni più antiche. La vocazione grottaiola dei cittadini di San Giorgio si esprime con la frequentazione quotidiana. Sono anche questi aspetti importanti di un patrimonio di storia e tradizioni da preservare.